Ma qual è la split di allenamento ideale? Una push-pull legs, un upper lower, una full body, una Dorian Yates split? Conosci la Dorian Yates split, tra l'altro? Ci sono migliaia di possibili soluzioni e spesso, come vedremo, ci si perde in un bicchiere d'acqua. Divideremo questo video in tre differenti parti. Nella prima parte vedremo che cos'è la split di allenamento, cioè di che cosa stiamo parlando. Nella seconda vedremo quelli che sono i principi base che governano la materia. E nella terza e ultima vedremo te, all'atto pratico, come puoi impostare la tua split di allenamento. Prima di partire, lo so che è fastidiosissimo, però un like e un'iscrizione a questo canale è veramente di grande aiuto per noi. Ci dimostra che stiamo facendo un bel lavoro e ci supporta in quel che facciamo. A te non costa niente, quindi spollicia, clicca. Andiamo alla prima parte. Anzitutto, che cos'è la split di allenamento? Quando parliamo di split, ci riferiamo alla distribuzione dei diversi distretti muscolari all'interno del microciclo, che normalmente è la settimana di allenamento. Ossia, quando alleno quali muscoli, ad esempio il lunedì alleno il petto, l'International Chest Day, no? Il giorno di petto, tutti allenano petto il lunedì, ma il petto lo alleno con qualche altro distretto muscolare. Il martedì che cosa alleno? Quando mi prendo dei giorni di recupero. Un distretto poi lo alleno più volte nel corso della settimana, si parla in questo caso di multifrequenza, o una sola volta, e si parla in questo caso di monofrequenza, oppure una volta più un richiamo. Insomma, tutta questa organizzazione, ripartizione di distretti muscolari è la split di allenamento. E ovviamente all'interno del concetto di split un elemento fondamentale sono i giorni di riposo, che devono esserci. Se non ti devi prendere giorni di riposo, probabilmente non ti stai allenando abbastanza intensamente, perché sono dei giorni funzionali e attivi, non passivi, ma attivi del nostro splittaggio, permettono di massimizzare la performance di quello che verrà il giorno dopo, soprattutto di massimizzare il recupero di quello che c'è stato il giorno prima. Quindi cosa alleni il giorno prima di un giorno di riposo? Cosa alleni il giorno dopo? Anche qua ci sono delle scelte tattiche, di nuovo split di allenamento. Ok, quindi questa è la split. Quali sono i concetti alla base della materia? Sono tre punti fondamentali secondo i quali possiamo impostare la nostra split: il volume, la frequenza e il riposo. Prima regola importante: un corpo equilibrato è frutto di un allenamento non equilibrato. Che vuol dire? Che ognuno di noi ha dei distretti carenti che non crescono. Non so che ce l'hai, so che stai pensando ai polpacci. Sono tutti quanti polpacci, o le gambe, o il petto. Tutti noi abbiamo quel cruccio, quel distretto che proprio non vuole crescere. E dei distretti che stanno avanti, no? Quei distretti che tuo amico ti dice: porca cacca, ma c'è proprio una schiena grossa. Tu, sì, beh, non alleno io la schiena, non alleno nessuno, poi magari ci sei nato. Ecco, un distretto è un distretto che è avanti per diverse ragioni. La prima ragione è una super risposta allo stimolo, cioè anche con uno stimolo ipertrofico minimo, il distretto tende a crescere molto per sua conformazione specifica anatomica. Seconda ragione, le inserzioni, cioè magari il distretto muscolare non è di per sé tanto grosso, ma l'inserzione che abbiamo, per esempio un quadricipite che si attacca abbastanza alto, comporta che il distretto si sbomba di più e dà molta più l'illusione di dimensione. E ovviamente questo anche il rapporto alla lunghezza delle ossa. Una persona che ha un femore molto lungo, quindi soggetti alti, avranno più difficoltà ad avere un quadricipite importante, ma semplicemente per il fatto perché c'è più spazio da coprire rispetto a una persona di 1,50 m. Molto spesso un distretto è avanti in realtà per le due ragioni, cioè sia inserzioni favorevoli sia una super risposta allo stimolo. Dunque, per queste ragioni, il concetto di fondo è che a questi distretti che stanno avanti generalmente serve meno volume di lavoro. E già capiamo quindi che la split di allenamento dovrà prevedere qualcosa in più per i distretti carenti e un qualcosa in meno per i distretti che invece stanno avanti. E questo qualcosa è il volume di allenamento, quindi generalmente il numero di serie allenanti. Poi sul volume faremo magari un video, però rendiamola semplice. Fatto quindi questo primo passo, la distribuzione del volume di allenamento sui diversi distretti muscolari, se ti interessa un video scrivilo qua sotto nei commenti. Il secondo passo è la frequenza di allenamento. Immagina di aver impostato un numero di serie allenanti per un distretto muscolare di 20 serie settimanali, o comunque 20 all'interno del tuo microciclo. Ora, ti converrà farne tutte 20 in un'unica sessione? Probabilmente no. Perché? Perché già dopo 10-12 serie allenanti ben fatte con una buona intensità, lo stimolo muscolare, gli stimoli più precisamente, saranno stati dati al corpo. Immagina lo stimolo, e di questo ne abbiamo parlato, come un'attività segnalatoria, come un messaggio che arriva. E una volta che i messaggi sono arrivati, no? Il messaggio di posta, la lettera che ti dice: guarda, ci vediamo a quest'ora, eccetera, l'informazione il corpo la ha. Se continuo a dare stimoli, volume, mandare messaggi di posta con la stessa informazione, non cambia niente. E non sto creando ulteriore ipertrofia. Ecco, queste serie aggiuntive, cioè dopo che ho consegnato lo stimolo, continuo a fare volume, si chiamano junk volume, cioè volume spazzatura inutile. Allora, che cosa faccio? Una volta che ho creato il mio stimolo, ho consegnato il mio messaggio, semplicemente aspetto un po' di tempo, il muscolo recupera e inserisco un altro stimulus point, quindi un altro punto di stimolo.
accumulo all'interno della mia settimana. Ecco, questo mi comporterà una maggiore frequenza di allenamento. Quindi il distretto carente sarà un distretto che prevederà più volume di lavoro perché deve crescere di più, ma allo stesso tempo, per poter sfruttare al massimo questo volume, prevederà più frequenza. Piccola parentesi, stiamo ragionando prima sul volume e poi sulla frequenza. Questi sono concetti che devono seguire un ordine specifico e di questo ordine ne parlo qua dietro. Lo vedi, questo è il mio libro, il primo libro, sta per uscire il secondo, ma questo è il primo volume che getta dei concetti alla base dell'allenamento. Quindi nel caso in cui tu voglia approfondire, qua lo trovi, non qua, questo è il mio personale, la prima copia, la prima edizione, la prima stampa, ma lo trovi nel link qua sotto in descrizione. Torniamo al video. Abbiamo detto quindi volume e frequenza e in ultimo riposo. Riposo, quando mi devo riposare, o più nello specifico, Ludo, quanti giorni della settimana poi mi devo allenare? 4, 5, 6, tutti i giorni, su un giorno, una settimana, vado là, faccio il panico e basta. Qua è molto un discorso soggettivo, perché quando parliamo di recupero, ecco, la cosa che deve essere capita è che il recupero deve essere aggiustato in funzione di tante cose che avvengono sia in palestra, ma anche fuori dalla palestra. Una persona che tende a lavorare di più, è più riposata, una persona che è più giovane, una persona che ha allenamenti che sono più impattanti. Generalmente tra le 4 e le 5 volte è un po' il gold standard, dove molti atleti, soprattutto più giovani, tendono a riuscire ad allenarsi anche 6 volte a settimana. Però su questo argomento magari ci dedicheremo ancora un altro video, perché sennò veramente non finiamo più. Arriviamo quindi all'ultima parte: come scegliere la split, cioè come devo impostare poi la mia split di allenamento. Allora, se sei un neofita, devi costruire delle buone masse muscolari, in realtà lo stimolo, il volume che ti serve per stimolare è poco, perché già che fai una, due serie allenanti, per il corpo è wow, tanto sta succedendo, aspetta, mi devo adattare. Quindi che cosa vuol dire questo? Che avendo bisogno di poco stimolo per efficacemente creare ipertrofia, posso allenarmi con un'ottima frequenza, perché faccio una o due serie, il muscolo recupera in poco, rifaccio una o due serie, il muscolo allena in poco, e quindi automaticamente e allo stesso tempo non avrò neanche dei distretti avanti o dei distretti carenti. Li devo ancora verificare, li devo ancora vedere, li devo ancora scoprire, sono tutto carente in generale. Quindi lo splittaggio generalmente migliore per un neofita è una full body sulle 3-4 volte a settimana. Full body vuol dire che alleno tutto il corpo, darò molta più priorità a esercizi multiarticolari, in imparo quelli che sono i fondamentali, quindi panca, stacco, squat, overhead press, dips, e do un po' meno volume ai distretti accessori che sono comunque coinvolti in questi grandi compound, che sono i bicipiti, i tricipiti, eccetera. Ovviamente quando parliamo di una full body sulle 3-4 volte a settimana intendiamo 3-4 sessioni che sono leggermente diverse, in modo da spostare il focus sui diversi distretti. Anche banalmente, ogni sessione inizierò da un distretto muscolare diverso rispetto agli altri, dandogli priorità. Man mano che il mio neofita migliora, avrà bisogno di più volume per il singolo distretto, quindi a un certo punto tutto questo volume non riuscirà a stare all'interno di una sessione full body. Che cosa dovrò fare? Dovrò dividere il corpo in due. Normalmente si applica uno a spinta trazione oppure un upper lower, e la frequenza di allenamento sarà più o meno sulle 4 volte a settimana. Quindi per esempio upper lower riposo, upper riposo, lower riposo. Anche in questo caso, avendo due sessioni di upper e due sessioni di lower nel corso della mia settimana, saranno due sessioni differenti tra di loro, in cui sposterò il focus. Normalmente la sessione di lower 1 avrà un focus sui quadricipiti e gli esercizi di spinta, la sessione di lower 2 avrà un focus sugli esercizi di hip hinge e degli stacchi sui femorali, sui glutei, sulla catena posteriore. Continuando ad andare avanti, di nuovo il soggetto avrà sempre più bisogno di volume per stimolare un distretto muscolare, e si entra in quelli che sono gli splittaggi per l'intermedio. Ora, l'intermedio è il soggetto in assoluto, il momento della nostra carriera in cui riusciamo a gestire più volume. Perché? Perché il corpo ha bisogno di più stimolo, ormai è saturo da poche serie allenanti. Al tempo stesso non abbiamo dei carichi importanti né un'altissima capacità di generare effort, quindi le serie sono anche serie un po' deboli in qualche modo, impattano poco sul recupero, quindi l'intermedio riesce a spingere veramente tanto sul volume. Questa ragione, normalmente lo splittaggio ideale è uno splittaggio in push pull legs, quindi spinta, trazione, gambe, ripetuto su 5-6 volte a settimana anche, quindi per esempio push pull legs, push pull legs, push pull, eccetera eccetera, oppure push pull legs, due rotazioni differenti. Quindi di nuovo le sessioni cambiano all'interno del microciclo, un'ultima giornata di riposo la domenica in cui si riposa. E attenzione, non serve ancora fare le cosiddette modified split, quindi differenziare tra distretti carenti e avanti. Perché? Perché quando io parlo di distretti carenti e distretti avanti, parlo di soggetti che hanno già sviluppato molte masse muscolari. Se non si è già a quel livello, è inutile fare questi discorsi. Io l'esempio che faccio sempre, quando una persona viene e dice: ah, sai, guarda Ludo, io in realtà voglio concentrarmi più sulle braccia perché ho le gambe avanti. Dico: ok, perfetto, hai le gambe avanti. Tu vuol dire, se mi dici così, che se io ti metto su un palco, salgo, i giudici ti guardano e dicono: porca puttana questo ragazzo, ma che
gambe che c'ha. Questa è la definizione di avere le gambe avanti, ma finché non sei a quel punto, le gambe le dobbiamo ancora lavorare. Per cui l'intermedio vale la pena fare una push pull legs, ogni tanto provare delle altre impostazioni di splittaggio sempre abbastanza neutre, quindi la Dorian Yates split per esempio, che prevede il petto con i bicipiti, le spalle con i tricipiti, giornata di back, giornata di gambe, è una split a 4 way, quindi a 4 giornate, poi possiamo ripeterla su 5-6 volte a settimana, questo è un altro dettaglio. La JM split, che prevede fare il petto con le spalle, le braccia in una sessione stand alone, le gambe in un'unica sessione e il back in un'unica sessione, sempre 4 way split che possiamo riorganizzare, e varie diverse alternative. Ora, in ultimo, arriviamo a un soggetto avanzato. Cosa succede? Che durante la nostra vita da intermedio, quello di cui ci accorgiamo è che il volume che riusciamo a sopportare è via via sempre di meno. Perché? Perché i carichi aumentano, le serie diventano più intense e quindi automaticamente 10 serie allenanti sono molto più pesanti rispetto all'inizio e quindi non riusciamo più a recuperare bene. Ecco, in questo caso quindi sull'avanzato iniziano ad esserci degli splittaggi differenti, splittaggi che prevedono delle modified split, quindi in cui metto molto in vantaggio i distretti carenti e molto in svantaggio i distretti avanti che ormai saranno super sviluppati, e si apre poi tutto il capitolo quindi delle modified split, di come impostarle, dei richiami. Generalmente quello che si fa è una monofrequenza sui distretti avanti e una multifrequenza sui distretti carenti, arrivando ad allenarli anche 3 volte a settimana con dei piccoli richiami. Ok ragazzi, questa è più o meno la panoramica della split di allenamento, dei ragionamenti che dobbiamo fare. Come capite, poi alla fine si tratta molto di scelte logiche, quindi non c'è mai un giusto e sbagliato, non è questo il messaggio che voglio far passare. Sono tutte scelte logiche, se si dà una logica allora va sicuramente bene, ma l'unica cosa che vi dico in conclusione, cercate di non fare overthinking sulla split, ossia mi spiego, la cosa più importante che dovete portarvi a casa è che ogni sessione di allenamento che fate sia una sessione in cui siete performanti e riuscite a progredire e a migliorare nel tempo. Se ci riuscite con 6 giorni a settimana di allenamento, 5 o 4, prendendovi più giorni di recupero o meno giorni di recupero, allenando un distretto 3 volte, 2 volte, una volta, questo alla fine non interessa a livello teorico, ma vogliamo vederlo a livello pratico. Quindi qualsiasi scelta voi facciate, sperimentate, aggiustate il tiro, vedete se riuscite a recuperare e riuscite a progredire, allora state andando nella giusta direzione. Altrimenti dovete fare un passetto indietro e rivedere le cose. Quindi segnatevi tutto quanto in un logbook, basatevi su quelli che sono i dati e in base ai dati aggiustate la split. Modificate, sperimentate, divertitevi secondo le regole che abbiamo visto. Questo è tutto anche per questo video, io vi rimando a tutti gli altri nostri contenuti su tutte le nostre diamine piattaforme che sono tantissime, vedi qua sotto in descrizione, e ci vediamo poi al prossimo video qua su YouTube.